Ciao a tutti, sono Monia, istruttore allenatore personal trainer, continuo per Jiva, il nuovo metodo di allenamento Great Pinstone and Awareness Assistance, a farvi vedere in qualità di presentatrice di questo nuovo Butterfly ulteriori modi di rappresentazione di questi esercizi. Allora, siamo arrivati al lavoro della presa inversa, verso il basso, in precarietà sommeriamo sull'altra. Cerco di continuare ad illustrarvi alcuni esercizi brevi in maniera tale che unendo l'uno con l'altro riusciate a lavorare almeno 10 minuti con la barra di flessibilità con il butterfly. Allora, vi ho fatto vedere la gamba in apertura a 30 gradi, 45, un lavoro ottimo anche a terra e non per forza su un lavoro propriocettivo. Potete lavorare anche sollevando il ginocchio il più possibile. Ovviamente in questa posizione anche a terra, più sollevate il ginocchio, più l'addome si contrae. Spingete assecondando il lavoro butterfly verso il basso, sempre. È molto più comodo, per quanto mi riguarda, tenere il pollice verso l'esterno. Alcuni di voi, però, per necessità proprio tattile, spingeranno la chiusura in questo modo, con il pollice verso l'interno. Dovete essere comodi, riuscire a tenere il più possibile l'oscillazione. Se voi aumentate l'oscillazione e imprimete più forza, il lavoro diventa ancora più difficile, quindi siete voi a dover imprimere più o meno forza e più l'ala del butterfly aumenta, diciamo, la traiettoria, più voi imprimete forza. Quindi si tratta di un lavoro effettivo di forza, un lavoro cardio, un lavoro di estremo potenziamento, un lavoro di equilibrio, un lavoro prettamente propriocettivo. Lavorate in questo modo, io direi 20, 30, 40, 50, 60 secondi e fate lo stesso dall'altra parte. Vi consiglierei, come quando fate Pilates, perché potrebbero passare per esercizi simili a Pilates, questo strumento di rieducazione funzionale viene utilizzato per fare Pilates, viene utilizzato per fare Yogi Lattes, viene utilizzato per lavorarci con la musica sopra, viene utilizzato per tutto. Voglio illustrarvi come si lavora in tutti i modi, siamo ancora a livello base, eppure l'allenamento è estremamente completo. Microoscillazione verso il basso, spinta completa, sollevamento dell'altra gamba. Stiamo lavorando in propriocezione. Provo ad aumentare l'intensità. Ora, aumentando l'intensità, cerco di fermarlo, non è facilissimo. Allora, aumentando e diminuendo l'intensità fa parte di questo lavoro cercare di assecondare l'avanzamento o il rallentamento del lavoro. È fondamentale, fa parte integrante dell'esercizio. Questo ulteriore lavoro va unito ad altri e utilizzate 5-10 minuti, un quarto d'ora del vostro tempo attraverso Butterfly. Grazie da Monia e Jiva.